Buongiorno, oggi voglio parlarvi di un fenomeno sociale che coinvolge il 90% delle donne, la stitichezza. È notorio che 3 donne su 4 siano stitiche, facciano fatica ad evacuare regolarmente e si sottopongono sistematicamente a qualsiasi cosa pur di riuscire a trovare la possibilità di andare regolarmente in bagno. Conosco persone che partono e tornano con la stessa cacca, cioè, non ne parliamo se appunto si cambiano le abitudini, si cambia il bagno, perché poi no, esistono le triangolazioni magiche, caffè, sigaretta, settimana enigmistica, piuttosto che se non fissiamo la lavatrice che abbiamo di fronte perdiamo l'attimo e quindi se ne parla il giorno dopo, forse dopo 2 giorni, dopo 3 giorni. Perché avviene questo? Solitamente una delle principali cause della stitichezza è la poca idratazione. Quando voi bevete un litro e mezzo d'acqua al giorno è ancora troppo poco, non è sufficiente affinché la digestione, affinché la peristalsi si attivi per far sì che riusciate ad evacuare con regolarità. Nonostante voi prendiate carbone vegetale, gocce, tutta una serie di cose, il kiwi, la mattina, nonostante tutto non si sblocca. Perché? Perché è importante, come per altri processi, seguire un protocollo alimentare che abbia una logica e bisogna seguirlo con costanza. Inizialmente non darà i frutti, poi magicamente vi sbloccate o vi sbloccherete. Io ho delle persone in consulenza che non hanno bisogno di dimagrire, non hanno bisogno di tonificare, non hanno bisogno di schede di allenamento, hanno necessità di regolarizzare l'intestino. E pensate come può essere stupendo cagare senza dover prendere dei farmaci, senza dovervi sottoporre a un'idroncoloterapia una volta alla settimana, senza dover soffrire, perché ricordiamoci, cagare è bellissimo. Buona giornata.